Ciao a tutti raga e bentornati su Prerux Channel in un nuovo gameplay di This War of Mine. E l'abbiamo finita un po' così troncata perché mi sono reso conto che avevo superato i 30 minuti di tetto che mi ero imposto, che mi impongo. E quindi ho detto vabbè dai sti cazzi, tagliamo come un macellaio. E niente, continuiamo. Continuiamo. Allora, vediamo un po', allora, ok, finiamo qua, cerchiamo di, allora, facciamo questo, troppi allora, sì, però tesoro mio, non te puoi mettere a fare così, su, datta la mossa, te prego, Dai, dai che hai fatto. Su, ok, mancano solo 9. Bene, tu adesso ti vai a mettere seduto lì e noi vediamo un po' di commerciare qualcosa di interessante. Fanculo. Allora, non c'è un cazzo, invece no. Invece no, man, invece no. Allora, io ti do, siccome ce n'ho uno, uno e uno, questi non mi servono. Ti do questo e questo. E io voglio questo. Ho capito, ma io sto da alcol. Fucile assalto rotto. Vabbè, effettivamente è roba rotta. Adesso da. Vabbè, affare fatto. Vediamo un po' cosa possiamo altro fare. Allora, io voglio. Cioè, vorrei anche dei materiali. Però questo è meglio. E ho letto che questo costa caro. No, credo basta questo perché stanno male sti stronzi, quindi bisogna. No, mi dispiace, ma no. Cosa posso dargli per questi vegetali? Una sigaretta. No, però questa mi può sempre essere utile. Magari stanotte provo ad andare a scuola. Magari ci provo. E che te posso dare? Mi serve tutto qua. Ti do un po' di polvere da sparo. È la Madonna, però. No, ma con il resto serve anche a me. Dai. Però solo sta roba, tutta questa. A componenti fortunatamente siamo messi bene, quindi per adesso non mi interessano. Posso dare anche questi 3 e mi prendo uno di questo. Ok, va bene. E provo a forzargli la mano con un grimaldello. Top, top. E forse questo è liquore, quindi prendo questo, non basta riprovo, non basta riprovo. Generoso da parte mia, e allora prendo 1, 2, 3 e 4.
5. Vabbè. Direi che ci può stare, dai. Tornatene a casa e cerca di venire il più presto possibile, come hai fatto anche questi giorni, del resto, perché sei venuto 2 volte di fila. Ta 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 ta. Lo so che è pericolosa sta zona della città. Allora, amico mio, vedi, ti abbiamo fatto un bel po' di roba, su, adesso preparaci qualcosa di interessante. Perché? Manca l'acqua. Manca l'acqua e tanto un altro filtro ce l'abbiamo, quindi sei molto stanco, vai a dormire, fai l'acqua. Dicevo, tu che sei molto stanco, vai a dormire. Devo aspettare che si fa l'acqua. Ce ne vuole un po'. No, ma non conviene, cioè, hai capito? Dai, su, per favore, ragazzi. Per favore. Intanto li mando tutti e tre, pure lei muore di fame, cioè ha molta fame, tutti e tre, ma gli faccio mangiare una scatoletta. Vai. Vai. E vai anche tu. Bello veloso. Scusate, uno starnuto. Ok, tu adesso vai a dormire. Tu pure, finito, vai a dormire. E no, vabbè, per forza, non potevo fare altro, altrimenti. Ok, bene, e adesso vediamo cosa possiamo fare con te. Possiamo fare il tabacco e le sigarette lollate. Bene. Bene. Qual era però, scusate, ma il laboratorio per fare i vegetali. Giardino delle erbe. Bene, però ci serve un sacco di legno. Noi possiamo fare ben poco, allora adesso però facciamo 5. Te vuoi mettere a dormire? Mannaggia. Corri, 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 con Giuda. Fai la guardia, dormi a letto e andiamo a rovistare. E andiamo alla scuola. Pala e Grimaldelli, che non si sa mai. Aspetta, indietro? No, non c'è nulla di cui fare, quindi. Ok, andiamo.
Ok, qua mi sa che avevo già lootato un po', se non ricordo male. Noi intanto ci leviamo queste macerie qua. Speriamo bene, speriamo ci dica bene, dai, abbiamo fiducia. Ecco, qua mi devo portare una sega, me l'ero scordata sta cosa. Vabbè, ora la faccio su. Ah, qua non posso andare oltre. Mi ero dimenticato e mi devo fare una sega. Va bene, mi farò una sega. C'è questo barbone che do, che poi barbone, noi cosa siamo? Non c'è, non dice nulla, cioè ah, vedi, non c'è da qui, non si ruba. Ok, quindi non c'è da fare chissà che. Oh, bene, tanta roba. Prendiamo tutto. Non è proprio da privata di nessuno, quindi insomma andiamo avanti. Magari qua forse c'è da aprire con il grimaldello. Forse qui c'è proprietà privata. No. Bene. Qua non c'è nulla. Giù. Entriamo di qua. Qualcuno ha appena sparato. Ma dove? O quando? Questo cos'è? Ah, vegetali. Ok, quello è rubare. Quello è rubare, va bene, però. No. Ah, ok. Però vabbè, per adesso non mi interessa, vediamo qua si prende. Oh, no, vabbè. No, vabbè. Qua no, ci devo ritornare per forza. Qua è rubare. È un biglietto per qualcuno. Ho preparato il nascondiglio segreto dietro il frigorifero. Come mi avevi ricchi. Che miseria, non riesco a parlare. Ho preparato il nascondiglio segreto dietro il frigorifero. Come mi avevi chiesto. Ci ho già messo dentro alcune cose, così puoi vedere se funziona. Dietro il frigorifero un nascondiglio segreto. No, no, tranquillo. Dietro il frigorifero? Eccolo. Wow, si è aperto lo shortcut. Cioè, lo shortcut, insomma. È figa. Veramente, sta cosa è figa. Perché se tu fai l'esplorazione, come è successo? Tanta roba, tanta roba. Allora, torniamocene a casa e qua ci veniamo domani, per forza. Al gameplay successivo. Qua ci torniamo al gameplay successivo. Per forza, dai. Corriamo all'uscita e torniamo indietro. Dobbiamo portarci una sega. Una sega ce la dobbiamo portare. Non possiamo lottare più nulla.
Dobbiamo portarci una sega. Speriamo bene, speriamo bene. Cioè, nel senso, speriamo che, non, che sia stata una notte tranquilla, questo intendo. Sempre. Però dai, i colpi ce l'hanno, su. Nottata tranquilla, bene, meno male. Allora, tu, quello che stavamo facendo ieri. Ok, bene, tu vai a finire questo, tu vai a dormire e tu vai a preparare il cibo, per favore. Allora, mi sa che noi non abbiamo più filtri, infatti, fammi un filtro tu. Anzi, due. Ok, tu adesso vai qua. Perfetto, perfetto, per ora va bene così. Tu prenditi un altro po' di cura. Produciamo l'acqua. Tu, amico mio, vai a mangiare. Perfetto, tu vai a mangiare anche. Vabbè, dai, siamo messi bene con la carne, fortunatamente, quindi va bene. Ok, tu adesso scendi qua sotto, tu che hai mangiato vai a dormire e tu mangia. Oh, regà, cioè veramente siamo no a cavallo de più, stiamo veramente facendo una cosa fantastica. Stiamo facendo una bellissima run. Fammi una bella sega. Per favore, non ne star. Non estrapolate il contesto. Ok. Bene, perfetto. E andiamo a sentire la radio, se un po' di giorni non la sentiamo. Sentiamo la radio e finiamo il giorno. E così andiamo a. Alla scuola, sì, alla scuola, sì, alla scuola. Allora, niente. A Pogorian reperire verdure fresche è diventato più difficile che mai. La maggior parte dei camion che le trasportano cade nelle mani dei militari o dei ribelli. Se vivete a Pogorian vi consigliamo di rimanere a casa e di sbarrare le porte. Le bande armate hanno invaso le strade.
Ok, terminiamo il giorno. Allora, tu fai la guardia, tu resta in cura a dormire e noi andiamo a rovistare sempre, sempre nella scuola bombardata. Ci portiamo una sega e un grimaldello. Oh, dai, no, la sega. Anzi, no, qua. Magari un salto qua sul tetto ce lo faccio perché, infatti. Famocelo subito qua, va. Perché dobbiamo scavare e ci vuole tempo. Mannaggia la miseria, perché non ci ho pensato prima, oh. Ah, mannaggia a me, mannaggia a me. Comunque, allora, io direi di terminare leggermente prima questo gameplay, così insomma magari ci vediamo, cioè, insomma, perché siamo già oltre 20 minuti di registrazione, quindi magari ecco lo facciamo un po' più breve, anche perché gli altri sono belli lunghetti di gameplay, quindi sì, dai, dopo stanotte terminiamo. Dai però. Poi no, la cosa bella è che mo sto sprecando tutto sto tempo prezioso e poi magari qua c'è semplicemente un pugno di polvere che non vale la pena prendere. Ci scommetto. Dai che hai fatto, dai che hai fatto, su. Su, dai che hai fatto, su. Dai, corri. Bene. Oddio, invece no. Vabbè, dai, va bene, su. E così apriamo anche questo shortcut. Ok, speriamo ci sia qualcosa di interessante. E la Madonna. Ho trovato una lettera. Mamma, è terribile. Oggi un uomo chiamato Cecchino ha sparato a una ragazza che conoscevo. Non riesco a credere che non la rivedrò mai più. Era una ragazza così gentile. Cosa avrà fatto a questo Cecchino? Hanno tolto la corrente, la nostra insegnante ci ha detto che oggi dovremmo stare a scuola un po' di più. Non so perché. Io ho voglia di vedere te, papà. Almeno mi ha promesso di portarti questa lettera. Vieni a prendermi e portarmi a casa. Per portarmi a casa. Vabbè, ma sta cosa mi mette veramente di un mood pesantissimo. È pesante sto gioco. Ma non perché è pesante nel senso che è brutto, è veramente un gioco riuscito al 100%. Riesce a colpirti in tutto e per tutto. Questo stavo così. No, qua no. Dai, perché non possiamo prendere tutto? No, lasciamo perdere l'acqua adesso, prendiamo il legno. Esempio questo dobbiamo lasciarlo qua.
quindi occupa più di un... Cazzo. Occupa slot diversi. Cioè, nel senso... Porca miseria. Allora, questo già ce l'ho. Però può essere utile. Palle, veramente che palle. Questo è importante. Questo è importante. Questo è importante uguale perché ve lo posso rivendere. Magari posso andare dai militari, dai tizi. Però andando dai militari e dai tizi, pure questo non sarebbe male. Chiuditi, Bixby. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo un po' cos'altro c'è qua da prendere. Penso nient'altro. Avevo preso tutto, sì. La decisione sta... Sì, l'unica cosa sta nel decidere se prendere... No, state qua. L'acqua... Cioè, non mi dispiace prendere un po' d'acqua gratis, per carità. Però, ah no, già l'ho presa l'acqua, quindi ne sono rimaste solo due nelle gocce di sti cavoli. Il problema sta qua, se prendere o meno la sigaretta. Però no, tanto ce l'ho il laboratorio, quindi andiamo bene così. Cioè, nel senso, posso farle, non è un problema. Non è un problema. Possiamo farle senza problemi, dai, corriamo all'uscita. E penso di aver lottato tutto qui, quindi va bene. La prossima volta andiamo a vedere qualcos'altro. Un nuovo posto per lottare. Per lottare. Sempre bande armate. Speriamo sia stata una nottata tranquilla. Ok, nottata tranquilla. Perfetto. Allora, raga, direi che possiamo finire qui il nostro gameplay, come vi ho anticipato. E, lasciate un bel like, commentate, condividete. E spero vi piaccia il mio lavoro. Ciao ciao, alla prossima!